Ciao a tutti ragazzi, sono tornata con il primo video dal nuovo studio. È ancora un work in progress, per cui vedrete dei cambiamenti nel corso del tempo, ma a fine video vi farò vedere il primo spoiler. Ma veniamo al motivo per cui avete aperto questo video, ovvero la recensione. Questa volta non si tratta di un saggio, ma del romanzo Una notte sull'Alpe della Luna di Enrico Brizzi. Fa parte di una collana di Aboca Edizioni chiamata Il Bosco degli Scrittori, in cui ogni racconto è fortemente legato alla natura e alle piante e che io comprerei soltanto per le copertine, vedere per credere. Il libro che io in realtà ho ascoltato è breve e racconta l'avventura di tre ragazzi appena diplomati a inizio anni 90, che si ritrovano totalmente a caso ad attraversare l'Appennino alla volta di Rimini. Questa esperienza cementerà ancora di più la loro amicizia. È un racconto di formazione in cui si fanno emergere i dubbi e le speranze dei tre protagonisti e racconta il passaggio tra la fine dell'era scolastica e un futuro ancora incerto e sconosciuto. A incorniciare il tutto c'è l'atmosfera magica e selvaggia di un immenso bosco di faggi che riserverà loro sorprese e incontri inaspettati e particolari. Ovviamente vi consiglio la lettura di questo libro e vi invito a condividere questo video con uno dei vostri contatti per suggerirgli questa lettura. Fatemi sapere se il video vi è stato utile con un like e se avete già letto il libro, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per non perdervi i prossimi video, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella per ricevere una notifica ad ogni caricamento. E se volete, in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. E ora, come promesso, lo spoiler, di quello che è per ora lo studio, e vi do appuntamento al prossimo video dicendovi Have a nice life!